Benvenuti a questa edizione di Tris Telegiornale sul canale 172. In apertura parliamo dei beni archeologici di Siracusa perché l'assessore regionale per l'agricoltura Edi Bandiera al Tempio d'Apollo ha illustrato le operazioni appunto di pulizia dei principali siti archeologici della città. Vediamo il servizio. Il Tempio di Apollo, ma anche il Castello Eurialo, il Tempio di Zeus, le mura dionigiane, tra i siti archeologici della provincia siracusana, oggetto di lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde, un'operazione portata a compimento alle squadre di operai della forestale con la regia dell'assessore regionale all'agricoltura Edi Bandiera. Tempio di Apollo, ma non solo, la regione insomma, pensa a ripulire e a dare un decoro a questi monumenti, a questo vero oro per Siracusa. È un'iniziativa che è in corso in tutta la regione, abbiamo voluto fare un momento di presentazione con voi della stampa qui in provincia di Siracusa, dove abbiamo curato circa 15 siti della città, ma anche della provincia, penso a Megara Iblea, penso alla Villa del Tellaro, al Parco del Leontinoi, a Siracusa Tempio d'Apollo, il Tempio di Zeus, le due colonne, Castello Eurialo, ma tutta una serie di tanti siti. Il tema è questo, non possiamo non vivere di turismo culturale e quindi avevamo l'esigenza di valorizzare e migliorare la fruizione di questi siti. Addirittura il Tempio d'Apollo all'ingresso di Ortigia era veramente uno scandalo, con l'erba più alta quasi delle colonne. Abbiamo messo in moto un meccanismo virtuoso, l'abbiamo fatto in maniera organica in tutta la Sicilia attraverso dei provvedimenti che il governo della regione ha approvato e quindi abbiamo messo in campo i nostri lavoratori forestali che hanno dimostrato di saper svolgere egregiamente questa attività. Peraltro per questi lavoratori abbiamo addirittura d'arrivo una riforma che ulteriormente valorizza, qualifica e mette in campo, utilizza in maniera sempre migliore questa straordinaria forza lavoro della quale dispone la Sicilia e per la quale tante volte è stata, come dire, utilizzata in maniera strumentale per parlare male della Sicilia. Abbiamo dimostrato che gli strumenti, quando sono utilizzati correttamente, funzionano, generano valorizzazione, generano apprezzamento e speriamo in questo modo anche di generare quell'economia sana legata al turismo culturale della quale la Sicilia tutta ha bisogno e Siracusa di questo ne ha altrettanto bisogno. Quindi grande soddisfazione per questa riuscitissima attività, non sarà una tantum, ma è un fatto organico che abbiamo messo in campo in tutta la regione, quindi avanti così per una Sicilia che sempre più si valorizza, sa mettersi in grande lustro e si fa apprezzare da cittadini, visitatori e turisti. Il parco archeologico che è già andato, è già avviato da un anno con un cambio, ahimè, ai noi, che è dovuto essere necessario, ecco, che cosa vi aspettate da questa istituzione? Non vi è dubbio che è un ulteriore valore aggiunto, quindi è la messa a sistema delle nostre potenzialità, delle nostre realtà, della nostra bellezza e quindi non vi è dubbio che da un'attività ben svolta, così come si sta facendo già da tempo, ma soprattutto in questi ultimi mesi, ci sarà certamente la possibilità di generare ulteriore sviluppo, economia sana, occupazione e non possiamo non vivere di questo. Io dico che se in contesti come questi siamo colpiti dalla crisi e dalla disoccupazione è perché probabilmente certe classi dirigenti nei decenni precedenti non hanno in maniera mirata puntata al modello di sviluppo che riguardava la Sicilia e che è quello che fa leva su turismo, su cultura, su agricoltura, su agroalimentare. Il governo della regione punta su questo, lo fa passo dopo passo, lasciatemi dire, lo fa soprattutto con fatti concreti. Oggi siamo qui a presentare questi fatti che abbiamo svolto per la Sicilia. Parliamo di turismo adesso, meglio delle guide turistiche che sono i primi recettori delle lamentele da parte dei visitatori e dei turisti. Abbiamo fatto il punto della situazione con una delle più esperte guide turistiche di Siracusa. Ripulire i monumenti, le aree archeologiche diventa importante soprattutto per la fruizione e soprattutto per i turisti e per voi che insomma dovete in qualche modo confrontarvi con questi turisti. Questo per me è un grande giorno, un bellissimo giorno, perché così non sentirò più le lamentele dei turisti, perché noi siamo in prima linea come guide turistiche e ogni volta non fanno altro che rimproverarci perché i turisti non fanno altro che rimproverarci perché teniamo i monumenti sporchi. Infatti ogni volta che io facevo vedere il Tempio di Apollo le lamentele erano enormi, ma perché non li tenete puliti, ma perché non glielo dite che li puliscono, ecco, così non avranno più modo di lamentarsi e io sono particolarmente felice per questa operazione, grazie all'assessore Bandiera e grazie soprattutto ai forestali che stanno facendo questo encomiabile lavoro. Lavoro che comunque serve
anche per tutta la stagione e non soltanto per mantenere il decoro in questi monumenti. Sì, infatti non c'è solo il Tempio di Apollo, ci sono altri monumenti da pulire, in città ce ne sono molti e quindi questa è un'operazione che abbraccia in toto, diciamo, quasi tutti i monumenti che ci sono in città. C'è l'Arsenale greco, c'è in via Armando Diaz, c'è la via 20 Settembre, c'è quella della via dei Mergulenzi, il ginnasio romano e così via. Siamo particolarmente felici, purché non resti una cosa isolata e che continui nel tempo sicuramente. Posso chiedere adesso, dopo il lockdown, come sta riprendendo, se riprende il turismo? Piano piano sì, in questo momento ce ne sono di più, non tantissimi, noi non salveremo la stagione, questo è poco ma sicuro, però cercheremo di mantenerla a galla e in questo momento i turisti ce ne sono di più rispetto a 15 giorni fa e ce ne saranno ancora di più ad agosto, perché ho sentito che c'è agosto pieno all'80%. E a proposito di turismo, proprio il comparto turistico che ha subito in quest'anno un calo veramente verticale, in basso in questo caso, di quasi l'80% del fatturato rispetto allo scorso anno, comunque sembra che pian piano sia in ripresa. Siamo ormai fuori dal lockdown, ma il turismo come sta reagendo a questa fase 3, soprattutto a Siracusa? Sta riprendendo, lentamente, ma sta riprendendo, e di questo ne siamo contenti. Attenzione, quello che abbiamo subito è un qualche cosa di straordinario e quindi piano piano stiamo convincendo anche tutti quanti i turisti, soprattutto quelli stranieri, a tornare in Sicilia, soprattutto a tornare nella nostra bellissima città. Abbiamo iniziato a fare delle promozioni, lo stiamo facendo in collaborazione con le guide turistiche, i ristoratori, i tassisti, con Civita Sicilia, proprio una promozione diretta proprio ad invogliare Siracusa come una meta sicura, perché questa è la cosa importante, che il turista si senta sicuro di venire a Siracusa e di non essere contaminato. Ed ecco perché posso anche comunicare che gli alberghi di Siracusa si sono attrezzati in maniera tale da poter garantire questa sicurezza, e questa sicurezza c'è al 100%. Per fare un passo indietro, ma questo lockdown quanto danno ha provocato a voi operatori del settore? Adesso siamo a un fatturato di meno 72% rispetto allo scorso anno, parlo sei mesi, il primo semestre. Quindi adesso luglio si sta riprendendo, pensiamo di lavorare bene perché noi abbiamo lo specchio delle prenotazioni nel mese di agosto, ma quello che ci interessa di più è il richiamo e il ritorno degli stranieri per settembre e ottobre, e stiamo vedendo che anche per quei mesi si stanno riaffacciando, tant'è che il nostro booking, le nostre prenotazioni hanno già quasi raggiunto il 40%, ancora attenzione, siamo molto lontani da quello che è l'occupazione 80-85% degli anni precedenti. Ma penso che questa è una maniera che non vogliamo arricchirci quest'anno, non vogliamo sicuramente ripetere un'annata favolosa come lo scorso anno e gli anni passati, ma quantomeno rimediare e garantire soprattutto ai nostri collaboratori un posto di lavoro affinché loro, anche loro, possano portare quel piccolo benessere alle proprie famiglie. C'è una richiesta che fate in questo momento alla politica? La politica? Quale politica? Quella Palazzo Vermexo è lontano in questo momento, non ci ascolta, non ci chiama, e quindi che dire? Noi ci siamo convinti ormai, noi imprenditori, che dobbiamo fare da soli quello che possiamo fare da noi. Vede, quello che non possiamo fare da noi l'abbiamo chiesto oggi, qualche giorno fa, all'assessore Bandiera di pulire questi siti, i siti archeologici che sono l'immagine della nostra città. E pensi, quando gli ho chiesto di questo intervento non mi ha detto sì o no, il giorno dopo mi ha mandato un messaggio e mi ha detto domani cominceranno i lavori. Questo significa far politica, questo significa fare squadra, e fare squadra significa creare benessere per tutta la collettività siciliana e non soltanto per gli albergatori o ristoratori, perché se non ci convinciamo che il turismo sarà il volano futuro della nostra città, è chiaro, se non comprendiamo questo non possiamo andare da nessuna parte.
Cambiamo argomento, la cronaca giudiziaria, l'incendio al chiosco del bar abusivo, al parcheggio del Molo Sant'Antonio di Siracusa. Il deputato nazionale Paolo Ficala dice perplessità e inquietudine dopo l'accaduto, la situazione esige chiarezza. L'incendio al chiosco bar abusivo nell'area del parcheggio del Molo Sant'Antonio impone chiarezza sul piano di gestione dei parcheggi pubblici. Il parlamentare siracusano Paolo Ficara, Movimento 5 Stelle, esprime perplessità e inquietudine dopo l'incendio che ha distrutto quella struttura che doveva però essere già demolita da tempo. Siamo contro ogni zona grigia e se il malaffare è convinto di poter influenzare la vita pubblica ed economica della nostra città sappia di trovarsi contro un fronte compatto. Non ci si può dividere di fronte a simili eventi, pertanto vicino all'amministrazione in ogni attività di contrasto ad azioni ed eventuali appetiti illeciti. Serve però chiarezza, dice il parlamentare pentastellato, sui piani di gestione dei parcheggi. Una vecchia richiesta del Meetup Siracusa, ad esempio, fece emergere dati importanti. Con la gestione pubblica si è arrivato a sfiorare nel 2016 la cifra di 1.200.000 euro di incasso per il Comune, con un incremento del 75% rispetto al 2012, ultimo anno di gestione privata. Da qui la richiesta del Meetup Siracusa di conoscere quali siano le intenzioni reali dell'amministrazione. Da troppe settimane i due principali parcheggi pubblici paiono abbandonati al loro destino. Al Molo Sant'Antonio e al Talete le sbarre sono sempre alzate dopo l'opera di vandali. Quasi nessuno più paga la sosta e i guasti non sono stati ancora riparati. Eppure il gettito garantito dai parcheggi e dalle strisce blu era uno dei pochi con il saldo attivo per il Comune di Siracusa. E non vorremmo, dice ancora Ficara, che lo stallo di questi lunghi mesi funga solo da depotenziamento del servizio pubblico per poi agevolare l'ingresso dei privati. Dalla sede pentastellata di Via Malta ricordano come nel 2017 il sindaco Garozzo era stata avanzata la proposta di redigere un differente modello di gestione dei parcheggi pubblici attraverso l'assegnazione ai privati. Non è da escludere allora che l'amministrazione voglia provare nuovamente a battere quella strada, ma davvero i conti Palazzo Vermex non possono fare a meno del cospicuo introito garantito dai parcheggi pubblici? La cronaca prosegue con i controlli da parte dei carabinieri in provincia di Siracusa, nei cantieri edili, nelle aziende agricole, nei bar e nei ristoranti. Sono 6 le attività sospese per lavoro nero, 7 i datori di lavoro denunciati all'autorità giudiziaria, sanzioni e ammende per 38.000 euro. A conclusione dell'attività ispettiva intrapresa dai militari del Comando Provinciale di Siracusa con il dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno seguito 13 accessi ispettivi in altrettante aziende che operano nel settore edile, dell'agricoltura, bar, ristoranti e autolavaggi per arginare il fenomeno del lavoro nero, del caporalato e delle violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito dei controlli che sono stati eseguiti nei comuni di Canicattini, Priolo, Rosolini, Melilli, Floridi e Pachino, sono state esaminate complessivamente 51 posizioni, di cui sono 20 risultate irregolari sotto il profilo contributivo e retributivo. Sono stati inoltre individuati 9 lavoratori in nero nel corso dei controlli in cantieri, edili, in bar, ristoranti, imprese di pulizia e aziende agricole. Nei confronti dei titolari delle 6 aziende è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per aver utilizzato in nero più del 20% della forza lavoro. Nei confronti di altre 7 datori di lavoro è scattata anche la denuncia in stato di libertà per diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che riguardano inidoneità del quadro elettrico, del ponteggio fisso in uso, dei servizi igienici di cantiere, dell'argone e della betoniera, omessa installazione della recinzione di cantiere, mancata applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e installazione di impianto di videosorveglianza privo di autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In tutti i casi sono state impartite opportune prescrizioni ai datori di lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza imposte dalla legge. Le sanzioni amministrative erogate ammontano a 30.000 euro e le ammende contestate a 8.000 euro. I controlli dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro proseguiranno per prevenire il ricorso a manodopera occupata in violazione di legge e contrastare infortuni sul lavoro nei diversi settori produttivi. Parliamo di solidarietà adesso e come non farlo se non con la Caritas diocesana, all'Emporio della Solidarietà di Siracusa. L'emergenza sanitaria ha causato un incremento delle richieste di aiuto.
Sono aumentate le persone che si rivolgono alla Caritas diocesana, ma anche alle Caritas parrocchiali dopo la pandemia. Da quando è scoppiata la pandemia, all'Emporio della Solidarietà di Siracusa è aumentato il numero di persone che chiedono aiuto. Parecchie le famiglie in difficoltà, molte non riescono ad arrivare a fine mese. Considerando la povertà storica di Siracusa, attualmente arriva alle nostre uffici e ai nostri centri ascolto persone diverse, persone che sono entrate in una situazione di povertà a causa della pandemia, quindi persone che normalmente vivevano dignitosamente con il proprio stipendio o con il proprio lavoro, che attualmente si ritrovano in una situazione di crisi economica e di povertà. Da marzo a giugno, periodo di emergenza sanitaria, sono stati quindi molti i nuovi utenti che si sono rivolti ai servizi della Caritas diocesana di Siracusa. 800 nuclei familiari, 2.500 persone, 1.200 interventi. Tra le richieste non solo alimenti, qualcuno chiede anche il pagamento delle bollette. Sono arrivati tantissimi affitti, tantissime bollette della luce, bollette del gas, bombole di gas che incidono di non poco sulla vita quotidiana e anche la difficoltà che si presenterà da qui a breve con l'istruzione scolastica. Tutti possono dare un contributo per il mantenimento dell'emporio con donazioni materiali, donazioni in denaro, donazioni di tempo anche per aiutarci. In qualsiasi modo si può aderire sia all'Emporio della Solidarietà sia anche alle Caritas parrocchiali o alle parrocchie che insistono sul nostro territorio, non solo sul territorio di Siracusa città, ma sul territorio diocesano. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità, ma non andate via, poi torniamo con le altre notizie. A tra poco. La sala operatoria dell'unità funzionale di oculistica si è dotata di un nuovo microscopio e di strumenti di ultima generazione utilizzati negli interventi di micrurgia oculare e soprattutto negli interventi di cataratta. Nuova strumentazione all'avanguardia per la chirurgia oculare, ma soprattutto la cosa importante che è arrivata sono le nuove lentine intraoculari in grado di correggere tutti i difetti visivi, miopia, ipermetropia ed astigmatismi. Quindi nuovi investimenti per la Villa Rizzo e soprattutto maggiori servizi alla tutela dei nostri pazienti. Casa di cura Clinica Villa Rizzo, via Sebastiano Agati Siracusa, info 0931 70 81 11. Tropical Caffè è una vera esperienza del gusto, un caffè dal sapore deciso che risveglia il tuo ottimismo. Per la tua attività commerciale scegli Tropical Caffè. E adesso potrai gustare l'aroma di Tropical Caffè anche in cialde e capsule per qualsiasi macchina da caffè. Eccoci in studio, bentornati per la seconda parte del nostro telegiornale che riprendiamo ancora con la cronaca. Piccò l'incendio a un bar a distanza di 2 anni, ha patteggiato la pena. Protagonista un uomo di Rosolini. 2 anni fa aveva dato le fiamme a un bar di Rosolini e nell'immediatezza del fatto aveva sostanzialmente confessato di essere il responsabile dell'episodio. Finito sotto processo, ieri ha chiuso la partita con la giustizia ricorrendo al rito del patteggiamento. Protagonista della vicenda è il rosolinese Michele Roccasalva, 33enne, a cui il GUP del Tribunale di Siracusa ha applicato la pena di 2 anni di reclusione. Difeso dall'avvocato Celesti, l'uomo doveva rispondere del danneggiamento con il fuoco di un bar, quindi incendio doloso. L'episodio è avvenuto nel giugno del 2018 e l'uomo, una volta individuato dai carabinieri che avevano avviato le indagini per risolvere il caso, dichiarò ai magistrati di aver appiccato l'incendio a causa di un diverbio con il proprietario dell'esercizio commerciale che si trova in Piazza degli Angeli.
Per un caso incendio risolto ce ne sono però altri che a Risolini continuano a rimanere senza responsabile, come nel caso dell'incendio all'automobile del Presidente del Consiglio Comunale per Giorgio Gerratana, avvenuto nel mese di gennaio, che scosse l'opinione pubblica rosolinese, protagonista anche qualche giorno dopo di una marcia di solidarietà. Nel passato si verificarono altri gesti di intimidazione ai danni di amministratori pubblici e dirigenti del comune di Rosolini. L'attenzione degli inquirenti si è comunque concentrata sul comune a sud della provincia, dove si sono registrate diverse operazioni antidroga, fenomeno piuttosto diffuso sul territorio. Ma anche il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha avuto modo di approfondire casi e questioni che riguardano proprio il comune di Rosolini. Gli agenti delle volanti hanno denunciato un giovane di 23 anni, siracusano, per il reato di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane, alla vista della volante, si era dato alla fuga a bordo del proprio ciclo motore, nascondendosi tra le auto in sosta in via Montegrappa. Raggiunto dai poliziotti, ha tentato nuovamente la fuga, andando a sbattere proprio contro la volante con il proprio motociclo. Il mezzo sul quale il giovane viaggiava è stato sottoposto a sequestro ed è stata anche levata una sanzione amministrativa per guida senza patente. Inoltre gli agenti di polizia hanno notificato la misura del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Siracusa a un uomo di 36 anni responsabile di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie e del compagno di lei. E a Priolo invece agenti del commissariato di pubblica sicurezza hanno denunciato un altro giovane di 23 anni per il reato di furto. L'uomo il 5 luglio scorso si era reso responsabile di un furto di circa 1000 euro e di numerosi pacchi di sigarette in una stazione di servizio nella quale si è introdotto per ben due volte nella stessa giornata, poi ha forzato anche la porta d'ingresso. Operazione Morsa, assolto per non aver commesso il fatto. Questo è il verdetto di secondo grado nei confronti di un augustano coinvolto nell'operazione antimafia, appunto, che è stata denominata Morsa. Vediamo il servizio. La terza sezione della Corte di Appello di Catania ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti dell'augustano Giuseppe Arena per non avere commesso il fatto. L'uomo, difeso dall'avvocato Puccio Forestieri, era stato condannato in primo grado alla pena di 15 anni in reclusione per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti ed estorsione. La sentenza era stata confermata anche in secondo grado, ma la Corte di Cassazione, a cui la difesa era ricorsa, l'aveva annullata con rinvio ad altra sezione. Arena era stato coinvolto nell'operazione antimafia denominata Morsa, scattata nel gennaio 2011, poiché è ritenuto il referente del clan Nardo per la zona di Augusta. Per questo motivo ha anche scontato la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e ha già da qualche tempo era tornato libero. La stessa sezione della Corte d'Appello ha disposto anche il dissequestro dei beni nei confronti dell'entinese Giuseppe Gentile, difeso dall'avvocato Passanisi, anch'egli coinvolto nella stessa operazione antimafia e condannato a 6 anni in reclusione perché ritenuto il braccio destro del boss Nello Nardo. L'operazione, come si ricorderà, fu portata a termine nel gennaio del 2011 dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa in collaborazione con personale della Compagnia di Augusta. In manette finirono 28 persone ritenute responsabili a vario titolo di aver partecipato, da affiliati o fiancheggiatori del clan Nardo e Lentini, all'associazione finalizzata alla commissione di estorsioni, traffico e spaccio di stupefacenti, porto e detenzione di armi, ad acquisire il controllo e la gestione di attività economiche nei settori delle affissioni dei manifesti elettorali, delle onoranze funebri, ma anche a realizzare profitti ingiusti anche attraverso l'allestimento di bische clandestine e l'installazione di videogiochi e videopoker truccati e di genere vietato. L'indagine ha consentito inoltre di evidenziare la realtà mafiosa nei comuni di Augusta e Melilli nella frazione di Villa Smundo dalla fine del 2005 al marzo del 2007. Lasciamo la cronaca, parliamo di Santa Lucia perché domani c'è la prima delle tre esposizioni del simulacro d'argento, disposte ovviamente le misure anticontagio. Era più facile chiudere, ma noi abbiamo pensato che invece è giusto e corretto intanto per luglio fare questa prima apertura.
Grande attesa tra i siracusani e non solo, che domani potranno pregare davanti al simulacro di Santa Lucia. A causa del lockdown dei mesi scorsi, infatti, i devoti della Santa Patrona Siracusana a maggio non hanno potuto partecipare alla processione della festa del patrocinio, che è stata limitata alla sola parte liturgica con celebrazioni a porte chiuse. Domani, quindi, la prima delle tre esposizioni estive del simulacro argenteo, restaurato qualche mese fa, che permettono anche ai fuorisede presenti in città per le ferie estive di poter pregare nella cappella della Vergine Martire. Per l'occasione sono state disposte delle linee guida per il rispetto delle misure anticontagio. Ci saranno delle necessità che rispondono alla normativa in tema di emergenza sanitaria Covid-19, per cui l'apertura e la chiusura si faranno a porte chiuse, senza la presenza dei devoti che assistono alla consegna delle chiavi. Per le visite al simulacro, la cattedrale di Siracusa sarà aperta dalle 7.45 alle 19. Si potrà accedere attraverso i normali percorsi che vengono utilizzati per le visite, quindi con un'entrata ed un'uscita. Si potrà sostare il tempo di una preghiera. Durante le sante messe, celebrate alle 8, alle 11.30 e alle 19, non sarà consentito recarsi nella cappella della Santa Patrona. All'interno della chiesa cattedrale, che ha una capienza di 100 persone, i fedeli dovranno seguire il percorso indicato, saranno in fila, distanziati e all'interno della cappella potranno stazionare in piedi al massimo 2 persone. Per l'ingresso e l'uscita verranno utilizzate le attuali vie per la visita dei turisti. Naturalmente sarà obbligatorio indossare la mascherina. Per motivi di sicurezza, per l'apertura e la chiusura della nicchia, l'accesso in cattedrale sarà interdetto ai fedeli, che comunque potranno seguire i due momenti in diretta streaming sulla pagina Facebook della Deputazione della Cappella di Santa Lucia. Quindi si tratta di collaborare, si tratta quindi di evitare di arrivare alle 6:30 di sera, quando poi alle 7 non si potrà più entrare. Ma chi vuole pregare accanto a Santa Lucia deve fare lo sforzo di venire o nella tarda mattinata o nelle prime ore del pomeriggio. Ecco, per una volta andiamo prima a trovare Santa Lucia e poi andiamo a mare. E per quanto riguarda l'eccezionale festa di Santa Lucia di settembre? In questo momento, sulla base delle disposizioni della conferenza siciliana e dell'arcivescovo di Siracusa, la festa non si può fare perché c'è un provvedimento che vieta le feste. Ecco, avete sentito tutti quanti le vicende di Palazzolo che abbiamo vissuto in questi giorni. Noi speriamo che da qui a 2 mesi le condizioni possano cambiare, e per ora il programma del 13 resta stabilito. Siamo nelle mani della provvidenza e speriamo che tutto possa cambiare in meglio. Ha preso il via ieri sera con grande successo al Teatro Greco di Siracusa L'Isola della Luce, debutta con il Tutto Esaudito. Vediamo. L'Isola della Luce di Nicola Piovani con Tosca, Massimo Popolizio e il soprano Maria Rita Combattelli ha inaugurato ieri sera al Teatro Greco di Siracusa INDA 2020 per Voci Sole, il progetto speciale prodotto dalla Fondazione INDA in programma fino al 30 agosto. La prima mondiale della riscrittura della cantata per soli, coro e orchestra si è aperta con 2 momenti speciali, perché la Fondazione INDA e la città di Siracusa hanno dedicato INDA 2020 per Voci Sole a Calogero Rizzuto, direttore del Parco Archeologico di Siracusa e Loro e Villa del Tellaro, e a Silvana Ruggeri, impiegata del Parco Archeologico di Siracusa e Loro e Villa del Tellaro, e a tutte le vittime del coronavirus. Prima di cominciare, la direzione dell'Isola della Luce ha poi preso la parola il maestro Nicola Piovani. Questa sera, ha detto, dedichiamo il nostro lavoro di musicisti a Ennio Morricone. Al Teatro Greco erano presenti tra gli altri anche Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione, Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, e il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. L'Isola della Luce, che ieri ha fatto registrare il Tutto Esaurito, segna la ripartenza del teatro e della Fondazione INDA dopo il lungo periodo di lockdown e la decisione di rinviare al 2021 le rappresentazioni classiche. Dalla Sicilia e dal Teatro Greco di Siracusa parte così un messaggio di rinascita e una nuova speranza grazie alla forza dell'arte, della musica e del teatro. Lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione INDA e vede la collaborazione del Conservatorio Bellini di Catania e della Compagnia della Luna. Piovani ha diretto un'orchestra di 20 strumentisti e 12 coristi.
L'opera parte dal mito di Apollo, il dio della luce, e percorre la storia dell'uomo, il concetto di rinascita, di venire alla luce, attraverso i testi non solo di Cerami, ma anche di Byron, Omero, Seferis, Elitis, Einstein. Un dialogo tra parola recitata, parola cantata e musica. Ed eccoci alla pagina sportiva, dedicata al calcio di Serie C, con il futuro del titolo sportivo della Sicula Leonzio, che rivolge lo sguardo sempre di più verso la città di Catania. Il terremoto giudiziario che ha riguardato la SIGI-SPA, società di capitali in corsa per acquistare il Calcio Catania, sta riflettendosi anche sul prossimo futuro del titolo sportivo della Sicula Leonzio. Gli arresti eccellenti di Antonio Paladino, Gaetano Sanfilippo, Giuseppina Licciardello e Roberto Balsamo, tutti a vario titolo membri del consiglio di amministrazione della SIGI-SPA, in queste ultime ore sta orientando gli altri soci della cosiddetta cordata, con in testa il presidente Fabio Pagliara, a prendere altre decisioni in vista della scadenza del bando di gara disposto dal Tribunale di Catania per il prossimo 23 luglio. A questo punto, come da dichiarazione pubblica del patron della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi, essendo in vendita il titolo sportivo della società bianconera di Serie C, ecco che le varie parti interessate a far sopravvivere il calcio professionistico nella città etnea stanno concretamente rivolgendo lo sguardo verso gli asset di Leonardi. L'avvocato italo-americano Joe Tacopina, attuale presidente del Venezia, l'imprenditore catanese Francesco Russo Morosoli, gli editori di Ultima TV, hanno incaricato dei professionisti di loro fiducia che hanno già preso contatti con Leonardi. La Sicula Leonzio è società sana e virtuosa, diversamente dal Catania Calcio, su cui gravano oltre 53 milioni di euro di debiti. Gli accadimenti di queste ultime 24 ore hanno messo in secondo piano le timide trattative con Giovanni Alì, con Paolo Gallo e con altri imprenditori dell'area catanese interessati al titolo sportivo della Sicula Leonzio. La SIGI-SPA è di fatto in un vicolo cieco, poiché le parole del procuratore capo di Catania sono state chiare e nette. Questa inchiesta interesserà l'eventuale partecipazione di SIGI-SPA all'acquisto del Calcio Catania. Il tribunale fallimentare non potrà non tenerne conto. Ecco perché la dichiarazione di messa in vendita di Giuseppe Leonardi è stata subito recepita da quanti vogliono che anche nella prossima stagione sportiva allo stadio Angelo Massimino ci fosse una squadra che rappresentasse la città di Catania. Il precedente della Leonzio di Franco Proto, che divenne Atletico Catania nel lontano 1994, è ancora troppo vivo nella mente dei tifosi bianconeri. Infatti sono già due giorni che la tifoseria lentinese è letteralmente caduta nel dramma sportivo e sociale. I gruppi della vecchia guardia, il comando bianconero, la gioventù lentinese hanno chiesto l'intervento del sindaco di Lentini Bosco. I tifosi sperano inoltre che Giuseppe Leonardi possa recedere dalla volontà di abbandonare una società modello come la Sicula Leonzio o che altri imprenditori possano affiancare Leonardi nella conduzione societaria. Questa estate torrida, con vicende giudiziarie che stanno sconquassando anche il mondo del calcio di casa nostra, sarà ancora lunghissima. Il 5 agosto, data ultima di iscrizione al campionato di Serie C, è vicino. I tifosi lentinesi sperano in un miracolo. Nel calcio di eccellenza invece la SD Siracusa, sempre molto attiva, nuovi dirigenti e settore giovanile affidato all'Accademia Siracusa e divorzio comunque con Simona Marletta. La SD Siracusa sta muovendo passi importanti nella definizione dei quadri societari e nella riorganizzazione di un settore giovanile sempre importante e strategico nella vita di una società di calcio. Programmare il verbo comune della famiglia Cutrufo, che dopo aver affidato al direttore Peppe Matarazzo il Palazzolo Calcio, che disputerà il torneo di promozione, pensa di affidare il ruolo delicato di direttore generale a Luigi Calabrese, indimenticato calciatore azzurro ed esperto dirigente sportivo, oltre che grande conoscitore della piazza siracusana. Con Simona Marletta è divorzio consensuale dopo una dichiarazione pubblica resa al dirigente di origini catanesi. Paolo Bonaiuto, poi fedelissimo collaboratore delle aziende di Cutrufo, sarà l'esperto segretario generale, ruolo che anche in passato è stato ricoperto dal professionista nativo di Palazzo Lacreide. Il punto di svolta del nuovo organigramma del Siracusa è poi rappresentato al settore giovanile. Gaetano Cutrufo ha pensato, senza alcuna esitazione, di affidare l'organizzazione della scuola calcio e delle formazioni di settore giovanile all'Accademia Siracusa del direttore Cristian Romano. Il quartiere generale dei giovani Leoncelli sarà quindi il centro sportivo Pantanelli, che può contare sull'esperienza e la competenza del direttore generale Egidio Puzzo.
Con le rigide regole e con il protocollo post-Covid-19 da rispettare, il centro Pantanelli risulta essere la struttura affidabile e ideale per ospitare tanto le gare ufficiali del settore giovanile quanto gli allenamenti quotidiani per le varie squadre. Presto fatto anche l'organigramma tecnico con mister Luciano Loschi, che guiderà la formazione juniores del Siracusa. Nuccio Foti prenderà in mano la squadra under 17, mentre Corrado Modicano, già capitano di Azzurri negli anni 90, sarà il responsabile della squadra under 15. Sul fronte della prima squadra invece trapela qualche novità di mercato. Il direttore sportivo Alfredo Finocchiaro ha sondato la disponibilità del difensore Facundo Urquiza, idolo argentino di 28 anni, la scorsa stagione in eccellenza calabrese al San Biase di Lamezia Terme. Altro contatto con il forte difensore esterno, classe 2000, Placido Marcellino, di proprietà del Biancavilla, autentico gioiello della formazione gialloblu che ha militato quest'anno in Serie D. Oggi è sabato, vediamo insieme le notizie sul meteo, vediamo che domenica sarà. Bentrovati da Nico Schiodetto a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Domenica vi segnalo qualche incertezza, questa volta sulle regioni centrali. Difatti correnti un po' più fresche e umide in quota innescheranno in giornata di temporali tra Lazio, Abruzzo, Molise e poi possiamo osservare anche sull'Appennino meridionale. Bello altrove, anche al nord, un netto miglioramento, insomma una bella giornata anche per i vacanzieri del mare. Nel dettaglio la mappa delle precipitazioni, non osserviamo più i temporali già nel corso della mattinata al nord, quindi aumenta la pressione atmosferica, temporali invece occasionali che si formeranno sull'Appennino centro-meridionale con coinvolgimento soprattutto delle zone tra Lazio e Abruzzo. Nel dettaglio, in sintesi, l'ultima mappa, una giornata, dicevo, un po' instabile sulle zone interne centrali e l'Appennino meridionale, altrove bello anche sulle isole maggiori, il sole e le temperature, questa volta in calo al nord e sulla parte adriatica per venti di grecale da nord-est e qui saremo sotto i 30 gradi. Dettagli e approfondimenti come sempre sul nostro sito web. È tutto per questa edizione di Tris Telegiornale, grazie per averci seguito, arrivederci e risentirci al prossimo appuntamento.